È tempo di Ardenne, è tempo di Freccia Vallone, è tempo di Muro di Wii, 86esima edizione per la classica dei muri, consueto collocamento il mercoledì che precede a Liegi Baston Liegi per quello che sarebbe definibile il campionato mondiale su rampa di 1,2 km, da Blegny a Wii 202 km per questo percorso che conosciamo benissimo, circuito finale composto da tre delle côte più famose delle Ardenne, Côte de Ref, Côte de Cherav e infine il Muro di Wii, da ripetere tre volte. È una corsa dallo svolgimento solitamente molto lineare, in fuga abbiamo vecchi volponi come Daryl Impey, Pierre Rolland, ma anche Bruno Armirel, Guglielmi, Jensen, Janssens, Hulgaard, Ferron, Reinders che abbiamo visto in fuga anche al Fiandre e Wirtgen. Raggiungeranno 3 minuti al massimo dietro contro la Ineos Grenadiers e sappiamo perfettamente che questa corsa si risolve sull'ultimo muro. Anticipare non serve a nulla perché verrà sverniciato da qualcuno come Julian Alaphilippe o Alejandro Valverde. Questo è il primo passaggio sul muro. La prima notizia è che vediamo Tom Pidcock staccarsi, non sta per niente bene anche oggi l'alfiere della Ineos, che dovrà ritirarsi anche poco dopo. L'altro tema, mentre Jan Bakelands raggiunge la fuga, è che Tadej Pogacar ha affrontato il primo muro tutto a fondo gruppo insieme ai suoi compagni squadra, il team UAE. Secondo giro Côte de Ref, vediamo Albertino Bettiol che fa una gran sparata per favorire l'attacco del compagno Simon Carr. L'inglese è abbastanza pericoloso e quindi il gruppo non potrà rimanere del tutto a guardare da adesso in poi. Accorcia rapidamente sui fuguisti avanti Simon Carr e allora il gruppo reagisce, c'è davanti la Movistar di Valverde, c'è ancora Ineos, c'è anche UAE adesso, per Tadej Pogacar c'è anche Bahrain. E la Quickstep invece in questo secondo passaggio sul muro di Wii la vediamo un po' più dietro con Remco e Julian Alaphilippe. E sono proprio loro, Alaphilippe, Pogacar, Valverde, Martinez, i protagonisti più attesi. Mentre la fuga scollina sull'ultimo muro di Wii con un minutino di vantaggio, ora sono in 6 davanti, trainati dal buon Carr che sta cercando di far saltare in qualche modo un banco che però ha la Freccia Vallone, è veramente difficile da far saltare, stacca tutti sull'ultima Côte de Cherav, prosegue la sua bella azione ma non stacca proprio tutti perché c'è un ottimo Valentin Ferron del team Total Energy che riesce a rimanergli attaccato a ruota, a scia più che altro, e rimanere con lui per qualche altro chilometro. Dietro c'è Geraint Thomas che si sta trainando tutto il gruppo, timing perfetto per arrivare piano piano sugli attaccanti in vista del muro di Wii finale. Vengono ripresi a 9,3 km dalla fine i due fuggitivi rimasti, Carr e Ferron, e da adesso in poi per tutti gli ultimi 9 km sarà tutta una questione di posizionamento. Davanti c'è Stan Van Tricht per Quickstep Alpha Vinyl, con dietro la Ineos in blocco che lavora per Martinez, e allora Martinez alla Felipe, Pogacar, tutti gli altri capitani che cercano di prendere posizione negli ultimi chilometri ma anche di non sprecare troppo. C'è ancora tempo per un paio di tentativi, ci prova Cofidis in 3, ci prova poi Søren Kragh-Andersen con la sua classica sparata secca, lo segue Mauri Van Sevenant che funge da stopper per Quickstep, non farà andare in porto il tentativo del fortissimo passista danese che lui sì era pericoloso per tutti con questa fazzanata, ma vengono ripresi proprio alle pendici del muro di Wii. È Carlos Verona a trainare il gruppo e offrire un lead out fantastico per Alejandro Valverde, che compie 42 anni fra qualche giorno, è stato male nelle scorse settimane ma è lì davanti in seconda posizione, sta per lanciare la volata ma a proporsi per primo a sorpresa mentre Alaphilippe arranca è Dylan Teuns che sfida Valverde negli ultimi centinaia di metri, e vediamo Don Alejandro mollare a 50 metri dalla fine. È Dylan Teuns, Bahrain Victorious, il vincitore della Freccia Vallone 2022, corridore fortissimo, completissimo, adattissimo anche a questo tipo di terreni, di muri, già vincitore di 2 tappe al Tour de France, ma è il suo più grande successo in carriera, batte Alejandro Valverde nel giardinetto di casa sua, fantastico Dylan Teuns, e Bahrain che continua a portarsi a casa grandi successi in queste annate, strepitoso e commovente Don Alejandro, che è andato a un passo da un successo più che storico, sarebbe stata la sua 6ª Freccia Vallone, ma gli viene negata da questo signorino qua. Delude Alaphilippe che scoppia, la sua peggior prestazione sicuramente in una freccia, delude anche Pogacar che in questi muracci non è proprio del tutto a suo agio, come sarà invece molto probabilmente alla Liegi di domenica. Ottimo terzo Vlasov, ma il vincitore è Dylan Teuns. Ma allora ogni tanto anche la freccia ci può essere una sorpresa. Ci vediamo nei prossimi video.